Buongiorno e benvenuti alla zuppa di porro di questa mattina, martedì 24 ottobre. Vi ricordo che questa sera abbiamo due appuntamenti: alle 19 la radio con Radio 105 e alle 23.45, ad andar bene, ci sarà Matrix su Canale 5. Allora, vediamo quali sono i temi della giornata. Ovviamente la notizia di oggi è la richiesta di statuto speciale, comunque di maggiore autonomia, fatta dal governatore del Veneto Zaia. Maroni è un po' più morbido, chiede di vedersi con Roma e cercare di avere alcune indulgenze rispetto al centralismo democratico romano. Vediamo quali sono, stupendo il pezzo di Bisignani che dice: l'unica cosa che dà fastidio a Zaia è che è diventato il nuovo leader del centrodestra. Questo un po' lo dicono tutti, perché quando uno vince in questo paese diventa sempre leader di qualche cos'altro. Beh, insomma, l'unica cosa, dice Bisignani, che dà fastidio a Zaia, l'unica, è come è quando i suoi giornali locali di Treviso lo chiamano Erpoman. Trovo molto divertente questa notazione che conta poco, però insomma è divertente l'idea di questo signore che in pochi hanno ritratto, e chi è Zaia, che vita fa, perché comunque sia il successo del Veneto nel referendum è molto dipeso da lui. La Palmerini sul Sole 24 Ore in maniera intelligente nota come Berlusconi aspetti le elezioni siciliane per una piccola rivincita, perché questa è la vittoria, e queste sono un'altra serie di considerazioni che fanno i giornali, ad esempio Il Foglio: è una vittoria della parte, diciamo, più federalista della Lega. Dice giustamente Il Foglio: non è possibile mettere insieme il sovranismo di Salvini e l'autonomismo di Maroni e soprattutto di Zaia. Sono due storie un pochino diverse, e qui siamo sempre nel campo della politica. Un'altra cosa che mi ha interessato è il tema di che cosa succede dopo. Il tema Messaggero, Tempo, i giornali, diciamo, del centro Italia sono stati durissimi contro questi referendum. Il Messaggero oggi cita: sul piano giuridico, e questo non lo dice soltanto il Messaggero, lo dicono un po' tutti, in realtà il Veneto avrebbe potuto ottenere, come l'Emilia Romagna, alcune autonomie, avrebbe potuto trattare col governo romano per ottenere alcune autonomie maggiori. Però è quello che questi non capiscono, secondo me, è che il Veneto, la Lombardia, ma non solo, perché secondo me questa è una roba fatta a macchia di leopardo, vale per le piccole città più che le grandi città, se ne fanno una pippa di tutti questi ragionamenti giuridici. Quando con il voto, soprattutto in Veneto, ma vale anche, come nota Lorenzetto, nelle città della Serenissima, Bergamo, Brescia, della Lombardia, hanno voluto dare uno schiaffo proprio a queste due palle che ci facciamo con i diritti, le costituzioni, non che non siano validi, ma sono pratici. Cioè, ragazzi, non è possibile che si continui a spendere così tanto in Italia e in queste città che producono ricchezza non si hanno welfare e servizi adeguati a quello che si produce. Questo è il punto fondamentale, non la questione dell'articolo 116-117, la trattativa col Consiglio di Stato, il ricorso al TAR e poi l'avvocato dello Stato che parla con il politico locale che riesce a mettere la norma nel DEF. Non gliene fotte nulla ai veneti che hanno votato ieri e i lombardi che hanno votato ieri, che peraltro sono tantissimi gli stessi lombardi. Oggi il pezzo più azzeccato lo fa Mattia Feltri, non li leggo mai i pezzi, però siccome Mattia Feltri in prima pagina della Stampa fa poche righe e il titolo tra l'altro non è invitante perché è banale, il titolo è Le due Italie, la cosa che invece dice Feltri non è per niente banale. E che cosa dice? Il saldo negativo del Veneto è di 15 miliardi, anche l'Emilia, tutte cose che sappiamo. Ogni lombardo devolve altre 5.000 euro l'anno, devolve quindi alle altre regioni 5.000 euro l'anno. Ogni calabrese e ogni sardo ne ricevono 3.000, e anche qui ne abbiamo parlato, cioè i lombardi danno 5.000 euro all'anno e invece i calabresi e i sardi ne ricevono dalla spesa pubblica 3.000. Questo dice Feltri, e questo più o meno lo sappiamo. Ma la continuazione di Feltri è interessante. Tutto questo sarebbe logico e solidale, il fatto che i veneti e i lombardi danno e i sardi e i calabresi ricevono, se le regioni del sud avessero risolto qualche problema. Questo è il punto. Anziché aggravarli, hanno una sanità migliore? No. Una scuola migliore? No. Strade migliori? No. Crescita economica? No. Se ne discute da almeno una trentina d'anni, il referendum certifica che qualche milione di italiani al nord si è rotto le scatole di vedere i soldi finire nell'assistenzialismo o nel tombino.
Va bene? E a tutto questo si dà un titolo, egoismo. Ma non è vero, dice Feltri. Insomma, il pezzo di Mattia Feltri è geniale, perché non vede soltanto i soldi che il nord dal sud, ma dice se fossero serviti a qualcosa, va bene, ma sono 30 anni che li buttiamo nel cesso questi soldi. Insomma, straordinario il suo punto di vista, che io condivido al 100%. E secondo me Lombardi e Veneti, quando si sentono dire che sono egoisti, devono prendere e citare esattamente questi dati, ma in versione storica. Sono 30 anni che voi ci chiedete soldi e sono 30 anni che non avete risolto i problemi. E allora abbiate pazienza, fateci ritenere. Oggi il sindaco di Milano sul Corriere della Sera fa un articolo, viene intervistato da Maurizio Giannattasio e tra le tante cose che dice non ha avuto il tempo di votare al referendum perché probabilmente sta applicando su se stesso quello che lui vuole che sia applicato a tutta Milano, cioè la lentezza. Scrive: la mia Milano deve imparare ad essere più lenta. E no, se lo faccio dire da un romano, caro sindaco Sala, che sta a Milano, io voglio Milano veloce, non voglio Milano come Roma, io voglio Milano ancora più veloce. Ma sta retorica della lentezza, ma dove l'ha presa, caro sindaco di Milano? L'ha presa da quelle signore che in prima circoscrizione, in primo municipio, a Corso Venezia, votano lei invece che votare il centrodestra e viaggiano con queste biciclette a cui lei, con i nostri soldi, ha fatto le gestioni precedenti, ha fatto le corsie preferenziali? Quelle signore che non fanno assolutamente nulla nella vita perché i loro genitori e i loro nonni hanno fatto miliardi con le fabbriche e rendendo grande Milano? E no, caro Sala, il punto non è quelle signore, sono quelle che distruggono Milano. Milano è fatto dalla velocità per la quale attira gente, non il sottoscritto che non conta nulla, ma da tutto il mondo per la sua velocità, per la sua dinamicità, per il fatto che riesce a fare un grattacielo in 5 anni, non in 20 anni, per il fatto che si cerca di rendere una città molto più europea e molto più veloce del resto dell'Italia, che è lenta. Questa è la differenza tra Milano e il resto d'Italia. Il Milano che l'ha espressa sindaco è veloce e vuole diventare sempre più veloce. E l'ipocrisia che una città lenta funziona meglio è un'ipocrisia che lei e qualche declinista si sono messi in testa. L'Expo, caro presidente dell'Expo Sala e caro signor Sala, è stata veloce, è durata poco, ha portato gente e anche veloce forse gli avvisi di garanzia che lei ha ricevuto, troppo veloci. Questo è il bello di Milano. La lentezza è lo schifo di un paese per cui non si riesce a fare nulla. Io capisco se fosse in un sistema in cui coreano, in cui o giapponese, ma siccome siamo in un sistema italiano in cui tutti sono lenti, avere una città veloce è quello che vogliamo noi, avere la possibilità di comprarsi un caffè, un giornale, una rivista, andare per strada e trovare gente anche alle 3 di notte, è quello che rende bella Milano rispetto alle città di tutto il mondo, che sono di tutta Italia, che sono morte. All'1 di notte Roma è morta, non c'è nessuno, non si trova un taxi, non si trova un bar, non si trova niente, come spesso in tante città. E secondo lei io voglio città Milano una città lenta, più veloce, non una città lenta. La città lenta la volete voi. Altra grande considerazione di oggi sui giornali, la storia di Dell'Utri. Dell'Utri è stato condannato a 7 anni di carcere, a 75 anni, un medico ha detto che il suo regime carcerario è incompatibile con la sua salute, ha chiesto i benefici di legge che hanno stupratori, omicidi, delinquenti di qualsiasi risma, ma siccome lui è stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, i benefici di legge a un signore che comunque sta in galera da alcuni anni, è malato e ha 75 anni, non si possono dare. Chirico sul giornale e Facci sul Libero vi spiegano il motivo in maniera lucidissima e il mio amico Filippo Facci spiega: ragazzi, state attenti, perché in realtà ci sono due codici, il codice delinquenziale, il codice penale che vale per tutti i delinquenti, e il codice per i mafiosi. Dell'Utri è considerato mafioso e quindi per i mafiosi o presunti o condannati come tali non esiste pietà. Questo è il tema di Facci. Ultimo pezzo che vi segnalo è quello di Perna, straordinario, su Visco. Ignazio Visco dice: la prima parte, a dispetto dei ritratti di Perna, è un po' su Renzi, che ha voluto fare, come dice sulla mozione di sfiducia al governatore della Banca d'Italia, lo incolpa di non averlo coperto, questa è la tesi di Perna, e poi dice, definisce il governatore piccolo borghese di un, oddio sto diventando lento, di una banca centrale, oddio sono diventato troppo lento, ho seguito Sala. Che cosa è successo?
Comunque, il governatore piccolo borghese che di una banca ormai periferica come quella centrale italiana. Straordinario il pezzo, come sempre, di Perna, scritto in maniera favolosa. L'ultima riga è che Napolitano, quando doveva scegliere Perna, e sì, Perna magari, doveva scegliere Visco, guarda una foto di Visco e siccome vede che è una foto lenta, no, anzi, che è di un napoletano che ha, è anche napoletano e napoletano, dice: ah, allora, siccome è napoletano, facciamo governatore della Banca d'Italia. Non so se questo è quello che è veramente avvenuto, ma il modo di fare le nomine, come scrive oggi il Galli della Loggia su Corriere delle Sere in Italia, è un bel casino. Noi ci vediamo questa sera 19:105 Matrix, 23:45 Matrix su Canale 5. Insomma, un sacco da fare. Ciao!